I've got some bad news. Benvenuti allo speciale 50 iscritti. Sono un po' in ritardo, ma avevo da fare. Meglio tardi che mai. Questo speciale sarà dedicato al recente draft della WWE. Si è tornati come tempo fa, con lottatori solo di Raw e lottatori solo di SmackDown. Io però farò la divisione dei roster con vari youtuber che seguo. Sono 28 youtuber. Raw ha la prima scelta, e ci mettiamo un canale dedicato al wrestling, quello di Max Is Awesome 92. Per restare in tema, a SmackDown ci mettiamo il canale di Xavier Woods. La 500 è rossa come Raw, quindi la mettiamo qui, mentre per il blu di SmackDown c'è Conegliano 93, l'autore del panino col pane. Ora andiamo sul trash e mettiamo Andrea Vipre a Raw, dove cercherà le fighe di legno con Max Felicitas, e Bello Figo Gu a SmackDown, dove porterà un po' di swag. Ora è il turno di due amici con la passione di YouTube, a Raw ci va Sodoman, con le ITP blasfeme, e a SmackDown X Squall, che recensisce sigarette. A Raw mettiamoci il canale ufficiale della WWE, e a SmackDown un'altra cosa di cui sono molto appassionato, i Profilax. Andiamo un po' sulla blasfemia. Mettiamo a Raw Mike the Meme, che ha fatto la canzone Domani chi lo sa, e a SmackDown Disgusto, che fa video su Mosconi. Due canali che trattano di creepypasta, leggende e storie inquietanti. A Raw il Dottor Vendetta, e a SmackDown Fuoco di Prometeo. I Gallo Frito hanno fatto varie parodie demenziali, e, li metto a Raw. A SmackDown invece 5TO7, che tratta video di canarini, cani e altri animali. Ora andiamo su due canali molto famosi, che voi tutti conoscerete. Più3D a Raw e Pantellas a SmackDown. Altri due big name che non si sopportano. Christian Ice, che fa remix satanici andrà a Raw, e Zeb89, che recensisce i giochi lezzi, va a SmackDown. Chi è rimasto? George Horror SR, che andrà a Raw con i suoi nimuli. E il suo amico Kevin Schettino, con i suoi gameplay, a SmackDown. Ultimi canali religiosi. Sergio il Catechista a Raw, e Matteo Montesi a SmackDown. Abbiamo dimenticato la Vevo, dove vengono pubblicati video musicali di molti cantanti, e scegliamo Raw. Mentre a SmackDown ci mettiamo Sotomayor 10 TV, che fa video divertenti a mo' di cartone animato, e infine il Kebab Baroni Cradogna, con i fan di Caparezza, andrà a Raw, e i gameplay su GTA di Teo Monster 46 a SmackDown. Abbiamo finito. Ecco il roster di Raw, con i suoi 14 youtuber, e SmackDown, che invece ha i suoi. Voi quale roster scegliete? Dov'è stato collocato il vostro youtuber preferito? Vi ringrazio ancora per i 50 iscritti, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Non importa in che brand finirò io, tanto rimarrò lo youtuber migliore del mondo in ogni caso.